Intanto io vorrei iniziare dicendo che nonostante tutto anche quest'anno ce l'abbiamo fatta a fare l'estate al castello e non è una sottolineatura soltanto come dire, di routine, di circostanza, ma è veramente anche questo il frutto di un impegno forte che l'amministrazione ha messo nel realizzare questa iniziativa. Su questa manifestazione abbiamo dovuto necessariamente ridurre le risorse a disposizione, ma nonostante tutto abbiamo mantenuta ferma la volontà di farla perché è fra i nostri obiettivi, fra le nostre priorità proporre iniziative che rendano sempre vivo e vitale il nostro centro storico. L'estate al castello, come tutti gli anni, si realizza all'interno del centro del nostro comune in concomitanza con l'apertura straordinaria dei negozi, infatti è insieme anche l'apertura serale straordinaria dei negozi, infatti è anche con le associazioni di commercianti che l'abbiamo realizzata e quindi diciamo tiene fede a quella che era appunto, vi dicevo prima, la volontà dell'amministrazione di mantenere vivo e vitale il nostro centro storico. Volontà che abbiamo manifestato in tanti modi, in tante occasioni, a cominciare da situazioni molto importanti che hanno visto riqualificare le infrastrutture culturali che sono all'interno del nostro centro storico e prosegue con la realizzazione di eventi. Estate al Castello è, come tutti gli anni, per noi fornire opportunità ai nostri cittadini e non solo, a tutti coloro che vorranno venire, di vivere la nostra città nelle serate estive e dopo cena, avendo delle opportunità, delle occasioni, che poi magari quando arriverà ora Vania Pucci, già domani veniva al teatro, che ha curato l'organizzazione di questo evento, vi descriverà in dettaglio, ma appunto creare opportunità per uscire, per vivere il nostro centro storico, per stare insieme. Questo è un po' il motto che quest'anno abbiamo dato a questa iniziativa. Perché riteniamo importante creare questi momenti di aggregazione, di socialità, momenti in cui si vive il nostro centro, momenti in cui ci si ritrova e si vive il nostro territorio. Quest'anno Estate al Castello vede anche la presenza dell'ormai nota mostra all'interno del Vego, del nostro museo della città degli Uffizi e che in occasione delle iniziative e delle manifestazioni sarà aperta straordinariamente dopo cena fino appunto alla mezzanotte, quindi un'opportunità in più. Ed è anche legata a questa che si articolano e si sviluppano poi delle iniziative all'interno del nostro progetto. Quindi io ecco, direi, non aggiungerei altro se non appunto sottolineare come veramente ancora una volta sia stato per noi e sia per noi importante e prioritario creare eventi che contribuiscano a rendere vivo e vitale il nostro centro, la nostra città e a farla essere ancora una volta un punto importante di attrazione e di richiamo, non soltanto di ricerca per i nostri cittadini. Sul merito poi ovviamente aggiungo solo questo, sono coinvolte, oltre lo dicevo prima, al Centro Commerciale Naturale Tre Piazze e l'Associazione Zona Blu, sono coinvolte anche altre associazioni che collaborano e in qualche modo contribuiscono alla realizzazione di questo evento, come appunto KR, Hauser, che hanno un ruolo all'interno di questa programmazione, poi appunto nel merito della programmazione entrerà Vania Pucci, che è arrivata e che saluto. Buongiorno. E niente, io mi fermo qui, Claudia, a te. Sì, poche parole da aggiungere rispetto a quello che ha detto Cristina, che è veramente insieme direi che è lo slogan giusto per fare poi la sintesi di quella che è l'edizione di quest'anno di Estate al Castello, perché le abbiamo pensate un po' tutte, abbiamo cercato di mettere insieme quella che è la parte più vitale e più vivace anche del nostro comune, le associazioni di volontariato, le associazioni di commercianti che comunque hanno dato la disponibilità.
iniziative, il binomio iniziative, offerta culturale, l'abbiamo sempre detto, è un binomio importante, ovviamente ci mettiamo anche l'offerta appunto dei nostri commercianti che finiranno insomma con il consueto sbaracco e eccetera eccetera, che quindi ci hanno dato la loro disponibilità anche nell'ideazione di quelli che potevano essere i percorsi durante l'iniziativa, e poi anche la volontà quest'anno magari di andare veramente a occupare il centro commerciale naturale tutto, quindi anche questa è una primissima cosa, i portici di Via Duca d'Aosta che si sono lanciati in un aperitivo preserale di accompagnamento a quella che è l'offerta delle serate del luglio, aperitivo anche in paese, cioè al di fuori del ponte, con coinvolgimento anche di varie attività, per esempio mi hanno detto che volevano fare una cosa molto innovativa con la perinese, con le unghie, gli estetiste della zona, insomma tutta una serie di piccole anche idee nuove che vanno messe insieme a rendere un programma molto, molto ricco, e poi veramente un programma che mette insieme un po' il contributo di tutti. Questo è essenziale, diceva prima Cristina, in momenti anche un po' in cui per riuscire a fare le cose, cioè nulla è più scontato, solo quando si fa andare un po' avanti l'ingegno, si mette insieme le forze, si possono fare anche delle offerte molto, molto ricche e anche un po' innovative. Come credo che sia quella dell'estate del Castello di quest'anno, ovviamente insomma all'insegna del tricolore del 150esimo, chiaramente. Ricordo una cosa che non abbiamo detto, neanche quest'anno, sono i mercoledì 6, 13, 20, 27, esatto, tutti i mercoledì. Ma tocca a me, tocca a te. Ora io non so che cosa avete detto, noi abbiamo fatto discorsi da politici, per cui è tutto il merito. No, allora l'iniziativa, cioè nei momenti di crisi bisogna chiamarsi a raccolta, credo che questo sia l'imperativo, quindi insieme da tutti i punti di vista, insieme per fare il cartellone, insieme per vivere momenti di tranquillità in questi momenti bui che ci circondano, in estate uscire nelle piazze, uscire nelle strade e da una parte avere l'offerta di aperitivi, gelati, poter vedere un negozio, e dall'altra poter ascoltare un po' di musica, i bambini che hanno i loro spazi di gioco, e radunarsi in quelle che sono in questo momento, alcune sono diventate proprio bei luoghi anche di Castelfiorentino, penso alla piazza del teatro, a Piazza Gramsci, che è diventata veramente un luogo accogliente, per esempio. Penso all'albergo e alla mostra bellissima che ha e che ha bisogno in quello spazio lì di avere risalto. Penso a tutte le piccole, gli aggiustamenti che si sono stati fatti nelle strade, eccetera. Quindi credo che ci sia la possibilità di viverla bene, di viverla ascoltando musica, vedendo gli spettacoli, eccetera. Quest'anno parlo di due o tre cose, ma non perché gli altri non siano importanti, ma perché sono, diciamo, le cose un pochino più grosse. Il mercoledì 6 la battaglia dei cuscini della compagnia Milarancio, che è un gioco aperto a tutti, cioè proprio una battaglia vera e propria che si sviluppa nella piazza con bambini, adulti, giovani a suon di musica, un'ora e mezzo di gioco fisico, però un gioco, la battaglia dei cuscini è una battaglia ma per gioco, appunto per divertimento, e quindi questa è una cosa un po' particolare. Penso il 13 di luglio alla Beaconsfield School Swing Band, che è una band, un'orchestra di 55 elementi che viene dall'Inghilterra e che noi ospitiamo volentieri, insomma, voglio dire, musica swing, jazz, eccetera. Già l'anno scorso avevamo
ospite un'altra scuola di musica inglese, abbiamo questo feeling, questo rapporto con l'Inghilterra e siamo ben felici di ospitarli. Poi che cosa? Abbiamo la scuola di musica di Castelfiorentino, abbiamo una band, la Soul 60 Band, Soul 60 Band, che è una band che fa musica degli anni 60, che è una band molto divertente, quindi è musica che possono ascoltare tutti. Siamo andati un po', diciamo, oltre ovviamente a tutta l'animazione che riguarda via Testaferrata, che è la via del Bego, quindi giochi che hanno a che fare con la mostra, pittura a terra con i gessetti, cioè tutto quello che ha a che fare con le immagini che poi ci sono anche all'interno, giochi e quant'altro che hanno a che fare con le immagini che sono all'interno del Bego. Un programma che può essere ascoltato e visto dagli stranieri, da quelli che sono stranieri che sono in vacanza, da quelli che erano stranieri e sono diventati nostri concittadini, dai bambini agli adulti agli anziani, perché è insieme che si deve stare, ne abbiamo bisogno. È per questo che, scusate, la bandiera non è semplicemente un richiamo a una vena patriottica, è perché crediamo che anche proprio in omaggio ai festeggiamenti dei 150 anni è insieme che l'Italia deve stare. Se Marco Bucci, presidente del Centro Commerciale. Noi i commercianti del Centro Commerciale hanno deciso di partecipare in massa, credo, questa volta, e cioè le problematiche si conosciamo tutti, pertanto per il bene poi dopo del commercio, più gruppo facciamo gruppo e meglio si accontenta la clientela, perché se siamo tutti aperti abbiamo le vetrine. E nell'occasione siamo rimasti d'accordo anche con i ristoratori, e poi il comune ha dato il permesso di chiudere le strade, di mettere i tavolini fuori, da il gelataio, quello farà il panino, quello potrà mangiare a cena fuori il tavolino. Cioè un insieme di cose per creare, con l'esperienza di Canter Banchi, che si creò un ambiente molto carino, di ripeterlo, ecco. E poi in là a noi ci può servire anche come esperienza e esperienza dei futuri sabati di stagione permettendo di settembre. Noi cercheremo di prendere spunto lì, facendo delle innovazioni, mettendo qualche cosa, creando dei presupposti per attirare la gente, per dire a Castelfiorentino il sabato pomeriggio fanno sempre qualcosa, noi dobbiamo passare questo messaggio. Ecco.